Ciao ragazzi, bentornati da Vostro Denarman. Siamo tornati in Formula 1 2022. Oggi ci andiamo a fare il Gran Premio del Canada. Prima di iniziare, come sempre, lasciate un bel like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Arriviamo a 200 iscritti, ragazzi, quindi iscrivetevi. Detto questo, Gran Premio del Canada, come vedete, ho già fatto le tre prove libere. È una pista non complicatissima, le ultime prove libere sono andate anche particolarmente bene, ma come dico sempre io, nelle qualifiche poi è sempre un'altra cosa, quindi bisogna sempre vedere come va a finire. Ragazzi, sto facendo un trasloco di computer, quindi sto cambiando con PC, quindi spero insomma di aver già settato, configurato tutto nel dettaglio, ma insomma siamo in work in progress, quindi oltretutto se dovesse saltare qualche episodio nei prossimi giorni, non vi spaventate, perché sto un attimo cercando di configurare e va bene così. Detto questo, fatta questa premessa, io direi di andare a fare le qualifiche, tentativo unico come sempre. Ragazzi, non ci aspettiamo, come dico sempre, grandi risultati. Comunque sempre ci abbiamo un Alfa Romeo. La pista permette grandi cose, però c'è sempre da riconsiderare il discorso che comunque devi sempre vedere come va, perché è un giro e quant'altro. Spero di partire un po' più avanti, perché partire in prima posizione è sempre un casino, perché poi comunque devi mettere a recuperare, insomma è sempre un bordello. Andiamo ad lanciarci verso queste qualifiche, vediamo che succede, ragazzi. Andiamo subito in pista e via. Concentrati. Cerchiamo di fare il miglior giro possibile nelle prove libere. Ho fatto 1.15. Ma è stato un super giro. Provate il secondo, ma la pista complicatissima, però ha le pensive, le pensive, le sue punti critici. Dai, dai, spingi di brutto. Vediamo quanto siamo arrivati, ragazzi. Vediamo, settimi, partiamo settimi, ottimo risultato. Partiamo un po' più avanti, ci possiamo andare a conquistare qualche punto. Vediamo, ogni volta negli ultimi tre episodi non è andata benissimo, perché avessi visto, se no andatevi a recuperare, ragazzi, mi raccomando. State un po' di problemini anche partendo avanti, quindi vediamo che succede. Le qualifiche qui sono terminate, quindi settimi, rivediamo i primi tre. Ottimo Perez, risultato, Sainz, ragazzi, e Lewis Hamilton. Per ora vi saluto, ma vi ricordo che ci aspettano tante altre emozioni. Sì, ci vediamo in gara. Settimi, ragazzi, settimi, non è affatto male. Credo di essermi qualificato pure, non ho visto, insomma è sfuggito anche sopra ad Alonso, che è il nostro sfidante, il nostro rivale. E quindi vediamo un attimo come si mette la questione. Allora, buttiamoci direttamente in gara, ragazzi, bando alle ciance, andiamo e cerchiamo di fare un buon risultato, non ci andiamo a focalizzare sui punti, ricordiamoci sempre che guidiamo un Alfa Romeo, che è una macchina da metà classifica, cerchiamo sempre di andare a sfondarci per forza conquistare punti, ma cerchiamo di focalizzarci anche sul risultato, andare insomma arrivare buoni. Il nostro obiettivo è quello di andare una buona scuderia al prossimo anno. È ora anno di scendere in pista a Montreal, la seconda città francofona al mondo, oltre che la dimora del Gran Premio del Canada dal 1978. Il
Il circuito Gilles Villeneuve di 4,4 km è uno dei più veloci nel calendario di Formula 1, con i suoi 340 km orari alla staccata di curva 13, grande opportunità di sorpasso. Ci sono 14 curve in totale, con il 60% del giro fatto full gas e le velocità medie che raggiungono circa i 210 km orari. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. C'è Sergio Perez in pole position oggi e in seconda posizione c'è un soddisfattissimo Carlos Sainz. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Hamilton, Leclerc, Max Verstappen e Russell, Pairo, Norris, Fernando Alonso e Valtteri Bottas, Tsunoda, Ricciardo, Pierre Gasly e Ocon, Mick Schumacher, Vettel, gara che abbiamo fatto fosse finita Lance Stroll e Nicolas Latifi, Albon, infine Kevin Magnussen a occupare però, l'ultima posizione. Siamo è quasi il momento di accendere i motori, si scende in pista. Cerchiamo e qui con me Valsecchi, pronto a darci le ultime notizie sulla gara di oggi. Ok, parliamo di Sergio Perez. Quella della scorsa gara è stata una splendida vittoria. Riusciranno a tenere il passo questo weekend? È okay, sempre ragazzi, bello iniziare il weekend di un GP alla grande, ma le aspettative si basano molto sulle prove libere e sulle qualificazioni. Quindi la spinta di quelle sessioni che dovranno cercare di portare in gara anche oggi. Anche i titoli e le varie cose sottostanti. Detto questo, ragazzi, come sempre noi ci scegliamo la strategia di gara più veloce, quindi un pit stop e cerchiamo di far durare il più possibile i copertoni. Andiamo, ragazzi, come va? Va. Semaforo rosso. Partiti. Partiti staccata. Stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Ma no, carizia la gara, già abbiamo problemi. Questi che vanno tutta a destra e a sinistra. Dai che ci stiamo, dai, a prendere la quinta okay, posizione. Adesso concentriamoci per il resto della gara. Dai che ci stiamo prendendo la quinta posizione, ragazzi. Mettiamo un po' di potenza. Bella curva, primo giro abbiamo fatto. Avvertirai la differenza a breve. La macchina che mi dà una aderenza, porca assenza. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Vai.
controversa possibile, sbagliare meno possibile. La gara sta proseguendo in maniera molto tranquilla al momento. Hanno attivato il DRS, io mi accontenterei anche di aver vinto, però siamo sempre a fissare qualcosa di più. Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Sottoscocca ha preso una botta, ma nulla di serio. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,1 secondi. Ma non è facile di chiarla. 2,1 secondi, ma mica è semplice, eh. Questo. La due volte. Dai ragazzi. Cerchiamo di rendere questa giornata memorabile. C'è un problema al DRS, la tua ala posteriore è fuori uso. Rimani in pista, possiamo riparare il guasto a distanza. Meno male che ti sei accorto dopo 3 giri. Sembrava fargli come potesse mettere il DRS. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. L'attacco è 3,2 secondi. Dal tuo compagno dietro di te è 9,9 secondi. No! No!
No, mortacci tua. Oh, ma questo è penalità, mortacci tua. Cioè, questa è una penalità bella e buona, oh. Ma da pazzi. Hanno preso danni, inizierai ad avvertire l'esistenza. No, vabbè, questo veramente è... cioè, altro che penalità. Non esiste proprio. Ha dato una stecca clamorosa. Ha dato una stecca clamorosa, oh. Ma meno male che l'ho richiappata. Beh, ma è incredibile sul gioco questa cosa, eh! È incredibile sto gioco questa cosa, oh! Ogni volta mi danno le stecche così, oh! Dai, muoviti, muoviti! La tua entrata in ritardo nella piazzola ci ha fatto perdere più tempo del previsto. Te pare, sta per colpa mia, eh! Bene, va. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Dall'auto davanti 9,7 secondi. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Gomme medie nella vettura dietro. Riteniamo che la batteria sia un po' provata. Più è pesante il carico, minore sarà la capacità. Thank you.
Valtteri ha imboccato la corsia dei box. Valtteri ai box. Il distacco dalla vettura davanti è 0,7 secondi. Dal tuo compagno di squadra è 13,6 secondi. Abbiamo fatto lunga. Passi e poi togli dai coglioni, non è che li posso venire addosso, eh. Il distacco dalla vettura che ti precede è 7,4 secondi. Io voglio bene all'Ando Norris, tu te metti lì, magari hai un problema. Alcune informazioni su Alonso, sembra che abbia un problema. Stiamo raggiungendo un punto pericoloso con misura di MGUH. Il surriscaldamento del motore peggiorerà il problema, quindi mantieni la temperatura sotto controllo. Come faccio a mantenere la temperatura sotto controllo? Vai, vai, passa. E passa se devi passare. Video. Ok, concentrazione. Carburante sufficienza per altri 5 giri. Abbiamo più sorpasso. Abbiamo niente, abbiamo caricato tutta la gara senza DRS. Che cosa mi fa?
compressore agli sgoccioli, cerca di tenere il chilometraggio al minimo. Vai, vai, se mi si spacca la macchina non giuro che smadonno, eh. L'attacco è 3,1 secondi. Cavolo Alonso, a rompere le palle. Vai, vai. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Ehi, sono Alex. Devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. Ho sbagliato la curva. Dall'auto davanti, 3,7 secondi. Vai, 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 non facciamo per passare, eh. Vabbè, raga, devo andare per forza, non c'è stata altra storia. Vabbè, va bene, ragazzi, va bene.
così. Va bene così, ragazzi, va bene così, ottavi. Va bene. Ehi, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Va bene, ottavi. Ottavi, ragazzi, andate a punti. Mamma mia. Mamma mia, che gara. La bandiera a scacchi sventola e con essa il Gran Premio del Canada si conclude. Quanto è Hamilton? Andiamo a scoprire. Secondo te qual è stato il fattore chiave di questa vittoria? Penso che la maggior parte del risultato derivi dal temperamento. Ha mantenuto il controllo mentre tutti gli altri lo perdevano. Bene, ragazzi, abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo fatto una buonissima. I piloti si avvicinano al podio dopo una... Invece andava abbastanza bene, non sono mancati i brividi, abbiamo avuto un incidente, siamo riusciti a controllare la macchina, è una situazione abbastanza complicata, è andata bene. E adesso vediamo. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Charles Leclerc conferma la sua prima posizione in classifica, staccando ulteriormente gli avversari per il titolo. Dunque, chi definiresti il miglior pilota di giornata? Più di tutti mi ha colpito Daniel Ricciardo. Una prestazione incredibile. E passiamo ai costruttori. Prima posizione ancora immutata, ma dopo la gara di oggi il vantaggio si è ridotto. Oggi la scuderia McLaren ha dato una prova di forza e ha risalito la classifica. Dopo una gara del genere il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Sainz è arrivato gli hanno dato penalità, però comunque arriva all'undicesimo, è quel che si merita, ragazzi, perché ha fatta sporca, insomma, ha fatto una bellissima gara. Buono, buono, molto contento. Abbiamo preso esattamente 4 punti, andiamo a vedere la posizione in classifica. Siamo scusate, siamo a 25 punti, noni, sì che scendiamo, ma tanto ripeto, la nostra gara, il nostro mondiale quest'anno non era per arrivare a vincere il mondiale appunto, ma insomma per cercare di fare il meglio possibile, sembra che stiamo comunque riuscendo abbastanza bene, quindi molto 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 contento, ragazzi, ottava posizione, molto buona, molto molto buona. Aumentiamo pure di livello, arriviamo a livello 7, andiamo a vedere la sfida con Alonso. La fa vedere, ah, non c'è più sfida con Alonso. Allora avevo capito bene, finita la rivalità con Alonso. Abbiamo fatto bene a farlo passare, ma sì, dai, diamiamoci in una posizione. Abbiamo rischiato, rischiavamo di perdere, insomma, di sfondare tutto. Quindi, buono così, ragazzi. Il tempo è passato dal simulatore, è stato utile, ma le parti della prima è rimasto deluso dalla tua assenza alla riunione. Ma io ci sono andato, ma io ci sono andato. Vabbè, sì, ogni tanto si prendono le cose così. Ok, ricerca e sviluppo, ragazzi. Morale basso. Bene, molto contento di questo, eh. Manca solo questa. Ok, abbiamo completato tutto. Specchietti, no. Piano principale alla posteriore, lo mettiamo. Allora, comunque, che abbiamo sempre problemi, la miglioriamo. Ok, ok, qua ci hanno montato pure questo. Non abbiamo tantissimi crediti, anzi in realtà non abbiamo pensato per acquistare niente, perché con 4,50 non ci fai assolutamente niente. Perfetto, ragazzi, va bene così comunque, va bene così. Andiamo solo, avanziamo solamente perché... Ok, arriva il potenziamento. Ok, abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Saranno sulla macchina prima del prossimo Gran Premio. Perfetto. Proprio il prossimo campione, Gran Premio di Inghilterra. Al momento non hai nessuna rivalità. Prima o poi la stampa ti chiederà chi consideri come tuo rivale. Pensaci bene prima di scegliere, perché guadagnerai fama se riesci a batterlo, ma ne perderai altrettanta se non riesci nell'impresa. Appunto. Vabbè, non abbiamo rivali, ok. Copertura. Questo lo mettiamo in realtà. Perché abbiamo sempre problematiche sul telaio, ci andiamo a mettere questa cosa qua, andiamo a migliorare, non abbiamo altro. Perfetto, ragazzi. C'è bisogno che tu prenda una decisione qui. Lo so, non sarà facile. Chi è più pericoloso, Hamilton o George Russell? Ma quando andremo mai a competere con sta macchina, con questi? Diciamo George Russell, ma perché...
Ma dai, rivalità, ma quando lo vai a beccare, George Russell, dai. Ok, perfetto. Grazie per l'aiuto. Vabbè, questo veramente. I nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Ok, ragazzi. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. Ok, non abbiamo più niente. Ok, abbiamo fatto tutto. Siamo all'inizio del Gran Premio d'Inghilterra. Io direi che per il momento ci possiamo fermare qui. Il Gran Premio è andato veramente molto bene, non me l'aspettavo. Ottavo, ragazzi. Sono ottavo, un bel like, iscrizione, perché comunque l'ottavo è un ottimo risultato e va premiato. Detto questo, ragazzi, non mi resta che salutarvi. Io vi do appuntamento al prossimo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete, mettete un bel mi piace e iscrivetevi soprattutto a tutti i miei canali social. Mi raccomando, arriviamo a 200 iscritti sul canale. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!